Elon, ma ti sta sfuggendo la situazione di mano? No? No, beh, che lancio perfetto, raga! Si è espanso qua dietro, ma mi prendete in giro? Cos'è? 1, 2, 3, 4, 5! 5 clienti... Anche lei caga pesante, signora, eh? Ok, queste sono tutte robe molto costose, se notate bene. E oh mio Dio, anche di questo non ho aggiornato. Oh, ora che abbiamo riordinato tutto, sto posto è decisamente molto meglio. Sushi Grande è sparito tutto? Zio Billy, ma vi ci drogate con sta roba? Cos'è sto qua? Ah, le capesante? Giampie, ti devi fermare! Ti devi fermare 5 secondi, non riesco a far nulla! Signori, bentornati a Lonad! Io sto impazzendo, io ve lo giuro, sto impazzendo. Non c'è modo di fermare Giampier Fabrizio per 5 secondi. Io sto cercando di cambiare la disposizione dei prodotti sugli scaffali, ma Giampier Fabrizio, come ho detto, è inarrestabile! Non c'è modo proprio di dirgli stai fermo e tutte cose. Oh, forse un modo c'è. Giampier Fabrizio, ho passato gli ultimi 3 giorni di gioco a cercare di non impazzire. Quindi l'unica cosa che posso fare... No, aspetta che non licenzio Franco. È L'ho licenziato, al diavolo, non me ne frega niente, ci ho provato a ragionare. Spero tuttavia che non si sia portato via lo scatolone con cui stava tornando indietro, perché... è svanito con Giampier Fabrizio. Signori, il Lonad sta attraversando un periodo pieno zeppo di problemi. Allora, per inciso, siamo pieni zeppi di denaro. I 3 giorni che ho passato a mandare avanti la baracca per conto mio. Wow! Abbiamo fatto tanti di quei soldi che metà basta. Tuttavia, sì, dovevo togliermi dalle balle Giampier Fabrizio per 5 secondi. Non riesce a far nulla, già. Non posso fisicamente spostare un singolo prodotto da un luogo all'altro, perché è una funzione che verrà aggiunta. Ribadisco, sto gioco è sviluppato da un singolo sviluppatore. Scusate il gioco di parole, ma insomma ci siamo capiti. E io lo capisco, che ci siano problemi. Però porca di quelli per porca. Sto gioco sta avendo un successo veramente incredibile. Allora, ritornando a noi, come dicevo, volevo riorganizzare un pochettino alcuni degli stand dei frigoriferi e via dicendo, in modo tale da poter venire incontro proprio al nostro magazziniere, perché purtroppo Giampier Fabrizio a volte prende la scatola con meno prodotti, quell'imbecille, quel bravo ragazzo. Guardate la pasta asciutta, ci sono 2 scatole, ognuna di esse contiene una singola cosa, confezione di pasta asciutta. No, sto scherzando, è scemo forte. Io ho scoperto peraltro editando il video dello scorso episodio che sì, puoi erroneamente gettare via uno scatolone con dentro dei prodotti. E che stracocchio. Allora toglimi questo e quest'altro, perché purtroppo nel caso del pollo ad esempio ce ne sono troppo pochi in frigorifero. La gente arriva lì ad acquistarli in massa, ovviamente finiscono e Giampier Fabrizio non fa in tempo a rifornirli, e pertanto poi la gente arriva lì: ma non c'era il pollo. Come dite, non dovrei prendere in giro i miei clienti? No, non li prendo in giro. Signori, quantomeno non ho iniziato a dar loro fuoco, anche se sono letteralmente a un passo. Ok, direi decisamente molto meglio. Però sì, il magazzino comincia a starmi stretto. Non sto scherzando, non... Ok, ho acquistato un po' di merci sbagliate, se dovessi essere un pochettino onesto, ma ovvio, dettagli. Ho cercato di rifornirlo il più possibile, in modo tale che Giampier Fabrizio può andare avanti e indietro senza troppi problemi. Ve l'ho detto, gente, gestire sto posto, porca miseria, devo pagare le fatture, me ne sono completamente dimenticato, è molto più complicato del previsto. Allora, come prima cosa, magazzino, $1200, espandilo, ne ho veramente bisogno. La porta è aperta, aspetta, toglimi il tonno Rio Mare, quindi ora posso... Wow, ma che palle. No, scusate, non è la migliore delle idee. Questa come la risolviamo? Avevo appena imparato la disposizione delle varie casse e che stracocchio, ora mi tocca risolvere la situazione in qualche modo. Allora, per adesso vediamo di mettere il tutto qua. Cioè, è molto più pratico che andare fuori ogni volta, non dico nulla. Però mi sembrano 4 metri un po' sprecati, anche perché qua al massimo possiamo mettere delle scatole extra, tipo, che ne so, abbiamo lo stand che non ci serve, lo sgnacchi qua dietro, per dirne una. Per quanto lo stand può anche stare così. Dai, ok, per adesso mi accontento. E la prima parte l'abbiamo completata. E siccome non mi accontento, spendiamo $1950 per acquistare le licenze di 7 nuovi prodotti. Il problema è che un Giampier Fabrizio non basta, ragazzi, non ce la fa. Ed è con piacere, signori, che vi annuncio che abbiamo sbloccato il formaggio, ancora formaggio, il caffè tostatura leggera, oh mio Dio, acqua in bottiglia. Come acqua in bottiglia? Ma ce l'abbiamo già l'acqua, scusate? Questa deve essere quella per straccioni e questa deve essere per quelli che vogliono l'acqua della Ferragni. Uova confezioni da 12, i maccheroni,
lo zucchero di Bruno e il tè verde. Allora, datemi mezzo secondo che intanto... Oh mio Dio, c'era ancora tutta la merce fuori. Sì, ragazzi, qualcuno potrebbe dire: Lon, ma ti sta sfuggendo la situazione di mano? No, non mi sta sfuggendo un cocchio di mano, ok? Allora, questi due scaffali li utilizziamo per l'acqua. Mentre invece volevo fare un intero ripiano per le uova. No, non sto scherzando. Allora, qua c'è il burro, che casomai dopo spostiamo. Possiamo fare uova da 4, da 6. E poi ci sono queste che sono da 12. Ecco qui, un po' di qui e un po' di qua. Ottimo. Questi sono i maccheroni, che si chiamano elbows, i gomiti. Questa mi nuova, in effetti. A tal proposito, direi di spostare il sale appena possibile. Allora, lasciami qua intanto le scatole, perché altrimenti non ne esco vivo. Poi è finita la cioccolata. Curiosamente continuo a passare dall'altra parte. Ma vabbè, dettagli. Allora, la cioccolata la possiamo spostare direttamente qua, dove ci sono le caramelle. Aspetta, facciamo così. Eccola. Così facendo possiamo svuotare tranquillamente questo settore, sperando ovviamente che ci stia tutto. Oh no, non ci starà tutto, ne rimarrà tipo una, ne restano due. Ma che gomblotto internazionale. Ah, ho notato un altro bug. Quando togliete una merce dagli scaffali, poi non potete ripiazzarla a terra. Gran bella rottura di maroni, ma questo passa il convento. Così facendo qui possiamo vedere di spostare lo zucchero. Vabbè, non arriva altro zucchero, vero? Non abbiamo ordinato altro zucchero. Oddio, mi sto confondendo. Aspetta, ho trovato la confezione delle uova da 4. Quindi yay. Ora possiamo toglierle da qui, perché dobbiamo creare praticamente un intero settore di formaggio. No, non sto scherzando. Formaggio come non ci fosse un... No, aspetta. Abbiamo detto che... Oddio, possiamo anche far tutto orizzontale a sto punto. Sì, non ho capito perché nel frigorifero a sto punto non rispettiamo... Vabbè, ma manteniamo questo ordine un pochettino bizzarro, che non mi dispiace effettivamente. Qualcuno verrà ovviamente triggerato male nei commenti, ma ormai ho imparato a conviverci. Così facendo, il nuovo formaggio, che oh mio Dio non so cosa sia, lasciamo stare che è meglio, lo possiamo mettere sia qui che sotto. Così abbiamo tutta la sezione formaggi. Dopo spostiamo il tonno di Tony Stark. Dobbiamo anche riorganizzare il magazzino. Allora, facciamo una bella cosa. L'olio me lo sposti da quest'altra parte, perché altrimenti la nuova pasta non so dove cocchio sgnacarla. Ecco qua. E se continuo a passare da fuori, ma vabbè, dettagli. Questo è il nuovo caffè, che metterei ovviamente in parte all'altro caffè. Quindi sì, dobbiamo toglierci dalle palle sto zucchero il prima possibile. Sento quasi la mancanza di Jean-Pierre Fabrizio, voglio essere onesto con voi, perché almeno gli stand quelli già a posto me li sistemava lui. Oh no, come facciamo con la cioccolata? Perché ho solo confezioni piene allo stato attuale. Devo fare una... Beh, facciamo una furbata degna del miglior telone. Ho uno stand vuoto. Il problema più che altro sarà Jean-Pierre Fabrizio. Allora, questo stand vuoto servirà per piazzare le merci che mi danno fastidio. Ovvero, ad esempio, piazzo due unità di cioccolata qui. Così facendo posso rimuoverle da quest'altra parte. Fin tanto che il gioco non sarà fissato, devo ricorrere a dei biechi trucchetti. Così facendo possiamo vedere di spostare direttamente qua le confezioni dello zucchero. Oh, meno male, meno male. E lo mettiamo in parte allo zucchero a velo di Pablo. Aspetta, ma è un riferimento alla droga? Pablo Escobar, zucchero a velo. Ci sono arrivato solo adesso, molto probabilmente. Che ci crediate o no, ho iniziato a registrare da 20 minuti e sì, sto ancora distribuendo i prodotti. $251 per il tè verde. Ah, capito che ne contiene 48, ma porca la miseria. E sì, c'era ancora lo zucchero bruno, me ne ero completamente dimenticato. Ok, nel frattempo continuiamo a spostare la merce in modo tale da far spazio da quest'altro lato, altrimenti non posso mettere la nuova pasta asciutta. Quello che mi fa piangere è che so che in futuro questa funzionalità sarà sicuramente sistemata ed ottimizzata dallo sviluppatore. Se... No, beh, che lancio perfetto, raga! Se ci provo mille volte non ci riesco. Allora, intanto mi sono accorto che avevamo un altro stand. Volgarmente sgnacchiamolo qui. Tanto c'è abbastanza spazio per passare da un lato e dall'altro. E poi casomai ne mettiamo un ulteriore stand da questo lato. Dopo allarghiamo il tutto. Allora, dobbiamo liberare la zona cereali. Quindi le tortine, casomai, le mettiamo da quest'altro lato. Svuota tutto. E voilà. Se io non avessi licenziato Jean-Pierre Fabrizio, avreste visto il telone che toglieva i prodotti, Jean-Pierre Fabrizio che arrivava e li rimetteva da capo. Ve lo garantisco, figlioli, sarebbe andata esattamente così. Parola dello zio telone. E così facendo qui possiamo spostare i cereali, quelli col miele, che in realtà erano invece da quest'altro lato in parte al miele. Non ci sta... Ah sì, aspetta, li possiamo sgnacare tranquillamente qua sotto. Così abbiamo l'intera sezione cereali e tutti quelli con un disturbo ossessivo compulsivo,
buttala intanto, saranno decisamente molto ma molto più soddisfatti. Qui invece possiamo mettere la nuova pasta sotto la pasta. Beh, facciamo così, perfetto, così il Giampier Fabrizio del futuro non finirà per odiarmi profondamente. E sì, ovviamente ho ordinato un altro scaffale per poi magari scoprire che adesso ne ho ordinato uno di troppo. Vediamo quanto mi incazzo. Ah no, questo è un altro frigorifero. Ok, ok, per adesso lascialo qua fuori perché devo ancora controllare il resto della merce. Sì, è praticamente mezz'ora che ho iniziato a recare. Ed è oltre un'ora che sto preparando l'episodio. Ok. No, ve l'ho detto, è difficile gestire il tutto. E per colpa vostra mi avete fatto salire una sorta di disturbo ossessivo compulsivo. E pertanto sento il bisogno di ordinare i prodotti in maniera corretta. Fantastico! Ora finalmente possiamo piazzare il caffè Narvalo a tostatura leggera. Troppi casini nella... Stavo cliccando sull'albero. Non sono messo bene. Lasciamo stare che è meglio. Qua segnacami tutte le patate. Mio Dio, è troppo grande la confezione. E questo è il nuovo zucchero di canna brown sugar. Ci sono arrivato dopo che cocchio fosse il brown sugar. Un po' qui ed un po' qua. Olle. Ok, sono quasi pronto a ripartire. Ancora non ci credo, figlioli. E sembrava troppo bello per essere vero. C'è anche il tè, che ovviamente mettiamo sotto il tè. Uila! Ma sono piccoline e carine. Ah, ma guardale. Sì, costeranno anche un botto molto probabilmente. Con uno scatolone ci dovremmo riempire effettivamente ben due scaffali. Ok, siamo praticamente pronti. Vediamo di assegnare i prezzi corretti in modo tale da non farci fregare. Wow, questo caffè è bello costosetto. Ora devo ritrovare tutti i prodotti che abbiamo appena acquistato. Li ho piazzati tutti in teoria, vero? Sì, dopo spostiamo anche queste, tranquilli, pian pianino ci... organizziamo per bene. Ah già, la nuova confezione di uova, quasi me ne dimenticavo, da 6.28. E dopo spostiamo anche, no, questo non va qui, la confezione di uova da 4, non so dove sia all'interno del magazzino. Questa nuova acqua costa 2.82, beh non è che costi tanto di più dell'altra. Mancano i maccheroni, perfetto, a 6.11, ottimo. E in teoria quel nuovo formaggio dal colore abbastanza ambiguo, che a mio... no, beh, scusi, volevo fare 4.07 Enether. Che voglio dire, mi sa che un attimino è andato male, ma chi sono io per lamentarmi? Ok, dovrebbe, sottolineo, dovrebbe essere tutto. Allora, vediamo di riassumere il nostro rifornitore. Purtroppo perdiamo i 100 dollari. Non ci posso far niente. Giampier Fabrizio 2, la vendetta! Dov'è? Ah, è già partito l'avventura, lui? Meglio così. Allora, io apro il negozio perché... qua non la finiamo più. Se arriviamo a livello 20, inoltre potrò assumere il nuovo cassiere. Yehey! Giampier Fabrizio 2, come va? Spero di non aver lasciato etichette in giro. No, sembrerebbe tutto a posto. Allora, devo acquistare, casomai, un altro po' di nuovi prodotti, come i maccheroni, il caffè... no, il tè verde no, siamo a posto. E mi sembra avessimo carenza di patata, purtroppo. E di pollo della serie meglio abbondare. Per il resto abbiamo prodotti in quantità industriale. Signora, ma porca la miseria, la cassa è vuota e qua c'è un tizio. Ah, inoltre nei commenti mi avete fatto notare che ora, quando pagano col bancomat, perfetto, posso avvicinarmi qua e usare la mia tastiera fisica. Yay! Cioè, c'è solo un problema, voi non lo vedete, ma davanti alla mia tastiera c'è un gigantesco microfono noto ai più come Blue Yeti. Quindi potrei inavvertitamente sbatterci di tanto in tanto. Mi lasci 80.000 confezioni con 4 prodotti dentro, Giampier Fabrizio, signora. Ci poteva anche levare un attimino dalle balle, se proprio vogliamo essere onesti. Allora, polli. Polli ne abbiamo, vediamo se la riforni. Arrivo! Vedi che mancava un pollo. Al pollo al volo! Fatto sta che gli stand, sì, ragazzi, li ho già riempiti completamente. L'allargamento del magazzino, mi ha un pochettino deluso. Dobbiamo mettere un'altra serie di stand. Arrivo! Anche qua, appena possibile. Vorrei anche addestrare Giampier Fabrizio a diventare un po' cassiere. No, con quanta patata non me lo dici? Ciccio, ci avevi una carenza veramente incredibile, ok? Che costa meno la mia patata, detto così suona male, che insomma altre patate, diciamo, vendute all'ingrosso per strada, dica. Ok, sta comprando veramente il nuovo formaggio. Guardi che se poi sta male sono cavolacci suoi, io non ne voglio sapere praticamente nulla. Scusi signora, mi faccia recuperare questo pollo. Arrivo, manca la carta culo. Manca assolutamente un'immane quantità di carta culo, che vi giuro, ho visto un tizio che ne ha tipo acquistati, ma tipo 80 dollari di carta culo, una roba assurda, ragazzi. Spavento. Fa che mi hanno fatto già fuori tutta la patata? Ecco qui, ottimo. Mi tengo lo scatolone qui perché, anzi, segnacolo da quest'altra parte, perché come ho detto, in 1,8 secondi
verranno a prendersi la patata. Ok, ragazzi, per fortuna che mi avete detto che posso fare da tastiera. Quando ho provato nei primi episodi non si poteva. Lo sviluppatore si deve essere svegliato un po' tardi. Però sì, vedo che stanno letteralmente depredando qualunque prodotto. Gian Pier Fabrizio 2, datti una mossa, porco canaglia. Succo d'arancia, eccoti qua. Non ti trovavo, ho sentito il ding. No, aiuto. Sono diventato un tutt'uno con Gian Pier Fabrizio 2. No, chiamiamolo Gian Pier Fabrizio standard. E... amen se ce n'è ancora uno. Non c'ho più spazio, gente. Questi dove... oddio, questi dove andavano? Aspetta, avevo creato uno spazio per questa pasta. Questa, sì, ci ho azzeccato, incredible. Scusate, scusate, signori, portate pazienza. Signora, con quale strano colore di capelli non me lo dice? Con quanta carta... E vabbè, vado. $93.17. Pian pianino il mio conto in banca si ripiglia. Signore, io la cioccolata la lascerei stare? È un consiglio spassionato che le do. Sono anche dietologo a tempo perso. Cioè, dovrei seguire i miei consigli nella vita vera. Ma insomma, ci siamo capiti. Probabilmente nella vita vera sono un pessimo dietologo. Apparentemente sì, la scienza non è in grado di rispondere. Acqua, cioè, mentre preparavo l'episodio, sta gente ordinava una quantità immane di... prodotti? Sì, gli ho dato il resto extra perché vabbè. Qualcuno vuole un po' di patata? Signore, si prenda la patata che chiaramente lei non la vede da un bel po' di tempo. Ok, andiamo a accendere anche le luci. Oh oh, devo mettere altre luci in magazzino. Oh, qua la sera non si vedrà nulla. Ora, se riusciamo a non fare ding per 1,8 secondi, figlioli, perfetto, magari lo zio Telone riesce anche a finire gli ordini, che non sarebbe male. Ok, aspettate che intanto piazzo la lucina. Senti, sgnaccala volgarmente qua sopra. Meglio che nulla. Spec, che si sta formando la coda. Ok, siamo a 20, quindi teoricamente potremmo già assumere il nuovo cassiere. Ma è altresì vero che mi diverto a fare un po' il cassiere, così posso odiare i miei clienti molto, ma molto più da vicino. $106.20, dicevo, molto più da vicino. Facciamo un bell'ordine da $150. $42 di resto e 19. Guarda, te li do giusti perché mi sento in giornata masochistica, molto probabilmente. Aspetta, 21 e 21. È stato un resto facile da dare, eh. Signora, con quanto tonno? Dall'aspetto molto single, non me lo dice. E 34. Tutti adesso, non so perché, ma arrivano tutti sul tardi, perché probabilmente hanno finito di lavorare. Maledetto il giorno in cui qualcuno ha inventato il resto. Ti cucchi il resto extra. Ok, un sacco di acqua costosa della Ferragni. Ottimo. 60 centesimi a posto. 0,69 era meglio. Candeggina. Dai, smettere di buttartela sugli occhi, ciccio. Ecco qua, almeno mi ha dato i contanti giusti, mi consolo. E nessuno ha comprato più la patata. Poi ditemi se uno non si deve triggerare male. Allora, ritornando a noi, aspettate che stavamo finendo la farina, quella comunista. Ecco qua, perfetto, mi sale voglia di elezioni in Russia. Aspetta, dov'era? Qui. Zio Pilli, ma perché è così tanto buio in sto posto? Le mie luci sono una menzogna? Arrivo, ho sentito il ding. Ecco qua, devo controllare tutto quello che ha... Ma c'è una voglia di spaghetti, sti americani? Che è qualcosa di assurdo. Aspettate che volevo vedere se... Sì, hanno comprato la cioccolata, quindi prima che Gian Pier Fabrizio vada a occuparmi erroneamente questi stand. Olè. Ottimo, ci siamo tolti il problema dalle bar. Marò, quanti clienti! Voi invece non me li sono ancora tolti. Signora, le piace un sacco la mozzarella, dicevo. Voi non vi ho ancora tolto dalle balle? Ma che è la giornata di vai a comprare 86 kg di formaggio? Oh, almeno qualcuno che ha una dieta un po' più variegata. Signora, questi non fanno parte della dieta? Stavo per darti $30, ma porca la miseria. Sono 28 centesimi. Ok, ti do 30 centesimi, rimaniamo sul 30. Signora, sono le 11:30 di sera praticamente. Non mi arrivi qua tutta sculettante? Non poteva andare da Franco. Guardi lì che ho messo sexy, porca la miseria. Vabbè, non importa. A posto, ultimo cliente della giornata. E vi sono tutti felici e contenti. Ho pagato le bollette, non lo so più nemmeno io. Sono in partita da troppo tempo. Non mi hanno depredato il posto neanche più di tanto. Allora, conclusion. La giornata, 38 clienti, sembravano molti più del solito in effetti, però il bilancio è positivo. Ok, è sceso il prezzo della patata, oh, meno male perché avevamo gli uomini un attimino in crisi, però non ho visto gli altri. Cioè, ma lasciami sto schema da qualche parte, se no mi tocca andare lì a controllare una a una tutte le etichette di sti cocchio di pedi. 5,19, le caramelle sono salite. Ok, sto posto comincia a starmi stretto. No, cattivo loan, guarda solo quanto costava la prossima licenza. 1950. Però, se espandessimo giusto un cicinino. Intanto espandiamo, della serie... Ma sì, dai, ok, ora sono decisamente molto più povero di prima. Scusate, dove si è espanso il negozio? Oh mio Dio, si è espanso qua dietro. Si è espanso qua dietro, ma mi prendete in giro? Ma porca la miseria. Sono i 4 metri quadrati più stupidi della vita.
Vabbè, senti, intanto spostiamo questi che... Visto che ormai la cagata l'ho fatta... Ma che stracocchio! E dai, dimmi che ci sta un altro frigorifero. Te lo chiedo in ginocchio. Non sono in ginocchio, ma sono virtualmente in ginocchio. Ok, lasciamo... Sta situazione non ha minimamente senso. Volgarmente qua in angolino, così c'è abbastanza spazio tra un frigorifero e l'altro. Ne possiamo mettere un altro qui. E addirittura qua possiamo mettere uno scaffale, perché questi, ammetto, mi stanno un po'... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mettiamoci il famoso scaffale extra. Ecco qua. Così non ci dà fastidio, non rovina il feng shui. Oh, si passa comunque abbastanza bene. Allora, abbiamo una leggera carenza di prodotti. Neanche eccessiva. Ah, aspetta, la patata, finalmente. Alleluia. E in ogni caso io ho una luce extra che possiamo mettere qua sopra. La bolletta della luce starà salendo veramente un sacco. Un altro frigorifero, freezer e tutte cose non mi serve, ma peggiore delle ipotesi, li possiamo mettere anche qua. Bizzarramente ancora non abbiamo accesso alle licenze dei gelati. Qui abbiamo sushi grande, sushi piccolo, cotoletta di vitello, bistecca, gratin di capesante, salmone e moussaka. Porca miseria, quanto si paga di bolletta della luce adesso? Zio Billy, ah sì, abbiamo anche un sacco di elettrodomestici extra, ora che ci penso bene. È un problema da tenere in considerazione, figlioli. Allora, facciamo che intanto apriamo il negozio. Attimo. E in attesa che arrivino i parassiti, noti ai più come i clienti, diamo una manina a Jean-Pierre Fabrizio 2. Come ho detto, per adesso il cassiere non lo assumo. Però sì, devo ordinare un altro di sti cocchio di scaffali quanto prima. Si sono fatti fuori tutto! Tutto è una roba incredibile. Aspetta che abbiamo una grande quantità di zucchero che in realtà andava là sopra, ma... niente, ormai devo occupare lo spazio delle altre merci. Peggiore delle ipotesi, alcuni stand li possiamo rifornire direttamente noi. La cosa del tonno in frigorifero mi stona che voi non ci avete idea. Servono uova? Ma come? La confezione extra grande non l'hanno minimamente toccata. Ricordati tu dove stavano le uova? Come no? I prodotti devono essere uguali. Ah, queste sono quelle da 4? Beh, sgnaccale qua sotto, amen. Quelle da 4? Aspetta, aspetta, aspetta. Se Giampier Fabrizio non rompe le palle per 2 secondi, dicevo, le possiamo mettere sia qui che qua. E le rimuoviamo invece da quest'altra parte. Oh, alleluia, alleluia. Adesso mi giro 3 secondi e Giampier Fabrizio avrà già fatto le sue cagate. No, in teoria questa è l'unica confezione. Ti fidi? No, non mi fido minimamente. Cava 1 e cava 2. Arrivo, esimio cliente, porti pazienza. Ecco qua. Signore! Con quanti zuccheri non me lo dice? Ma guardi che erano veramente un bel po', eh. Sono 20 euro per il consulto da dietologo. Ma dimmi te, questa gente non apprezza il mio contributo alla società. Aspetta che ho visto che avevamo carenza di burro d'arachidi. Buono burro d'arachidi, ma peccato che lo digerisco come se avessi appena mangiato un calzetto. Ma vabbè, dettagli. Signora, arrivano i nipoti a casa, come dice? Non ha figli né nipoti? E chi se la caga, in effetti. Fanno anche 30 euro extra per l'insulto. Non è che io insulto a gratis. No, non puntare verso di qua. Sei un po' trota però, signora. Oh, almeno c'hai i soldi giusti. Ok, sei trota, meno 2, meno trota del solito. Allora, datemi mezzo secondo. Pizze ne abbiamo in abbondanza. Abbiamo una leggera carenza di polli. E la patata... Anca miseria, abbiamo una carenza di patata? Ok, posso rifornire direttamente io. Se non arrivano a starciarmi le balle. Aspettate che sto facendo una confusione assurda. Ecco qua. C'ho una voglia di patata fritta. Devo smetterla di lavorare in sto cocchio di posto. Devo cedere la gestione a Giampier Fabrizio 2. Ok, abbiamo anche finito i detergenti per le mani. Zio Billy, stiamo esaurendo troppi prodotti. Ok, visto che i clienti non rompono le balle, ne approfitto per trasferire. Ecco, appena detto. Le maledettissime tortine. Signore, ora porti pazienza 5 secondi, altrimenti non le do la tortina. E in effetti posso dire non le do la patata perché lavoro. Azonde! Come non puoi lanciarlo? Sì, dai che posso... Ah, perché l'ho prelevato dagli stand. Devo sempre seguire quelle regole non scritte. Che stracocchio, aspetta. Dov'è l'etichetta? Facendo confusione. Una e due. Sono finiti i cereali, aspetta, ho premuto anche il... Oddio mio, no, vi giuro, abbiamo troppa merce. Abbiamo troppa merce e ora che abbiamo spostato, il mio cervello sta andando in pappa brutta. No, ho sbagliato cereali! Buttali là! Va, che fila di clienti! Cos'è? 1, 2, 3, 4, 5! 5 clienti, aspetta che sennò poi mi disinstallano la voglia di vivere. 80 dollari tondi tondi, brava signora. Ok, state cominciando a ordinare molta più roba e sta cosa mi rende un ometto molto felice. Di incassare il vostro vile denaro, perfetto. Wow, meraviglioso, buon uomo. Sì, però ho comprato tutta roba economica. Molto meno meraviglioso. Ritiro il complimento che l'avevo fatto. A tutti straccioni! 45 dollari, 40 dollari. La pizza del single, perché chi cocchio te la dà quando mai nella vita. Ah, posto? No, vabbè, sono stato uber rapido. Ho fatto sta che devo tipo riordinare una marea di prodotti. Posto? Ok,
Ok, sono le 5. Accendiamo già la luce, a prescindere, che sennò poi mi dimentico. Oddio, no, dai, gli stand sono genericamente a posto. Quali cocchio sono i cereali che mi mancano? Sono questi? Ma porca la miseria, in effetti sì. Ho visto che era finito il sale, comprane un po'. Cioè, abbiamo finito qualunque cosa. Il pollo mi pare fosse finito. Aspetta, ordina un altro pollo. La carta culo. Arrivo che c'è la nonna un po' trota. Senti, vedi di completare l'ordine. Altrimenti qua chi li sente? Maronne, quali saranno i cereali? Quali saranno i cereali? Questi! Sì! Sono i cereali giusti! Dimmi che non ho fatto minchiate. Sì! Ottimo, ottimo, ottimo. Signore, venga a mangiare i cereali. Signora, si sposti, potrebbe essere pericoloso. Anche lei caga pesante, signora, eh? Porca miseria, oh, c'ha una famiglia di culi praticamente. E voilà, a posto, come al solito siamo in fase di chiusura. E come sapete bene, se gestite un'attività commerciale, i clienti arrivano tutti gli ultimi 10 secondi quando stai per chiudere. Proprio si forma una fila. 38 centesimi. Dicevo, una fila che arriva fino alla fine del mondo. Vedo che abbiamo anche finito l'olio. E che straco. No, adesso aspetti! Perché mi hai rotto le palle? Perché ho comprato del parmigiano? Miseria ladra, non si vede nulla qui. Aspetta. Non so neanche se era tutto. Senti, sgnacca la coso. Devo ordinare altre lampadine perché qua sono i clienti. Mi si sfracellano le gambine. Ecco qua. No, beh, non ho ordinato. Chiuso dopo le 9. E niente. Non vi sfracellate le gambine. 10 centesimi. Tac. Non rispondo per eventuali... Troppa candeggina. Te hai chiaramente ammazzato qualcuno. Dicevo, non rispondo per eventuali lesioni. Ma che buiume assurdo. No, la mia patata, ma come? Signora, adesso! Le è sorita la voglia di pulire casa adesso. La rompi palle. Ho detto io che avevamo la carenza di pollo. Aspetti, signora, si spostatevi. Se becco anche i passanti non me ne frega niente. Sono scontroso, ma dentro dentro in realtà vi voglio bene. Non ne avrò mai, vi odio tutti, morite, fra altro ci sofferenze. Wow, qualcuno c'ha i capelli leggermente buggati, ne avevo sentito parlare. Aspetta che ho leggermente disordinato la zona. Carta culo, chi vuole carta culo? Ecco qui, ed ecco qua. Ormai abbiamo occupato quasi tutto lo spazio disponibile con la carta culo. Ma che roba, mi hanno fatto fuori. Come Ding? Ding tua nonna? Aspetta, che abbiamo finito quasi gli spaghetti? Ah no, in verità ce n'erano molti più. Ciccio, riordina tu la scatola. Doveva essere ovviamente la signora che viene a starciarmi le balle alle 11:30 di sera. Non siamo un combini, signora, aperto 8000 ore su 24? E che stracocchio, che la PSS in Giappone. Era un ceffone, porca miseria, che ti cambio anche il codice fiscale. Pollo, l'abbiamo messo via. Altra carta culo, stava negli stand alti. Non ne ci capisco più niente. Aspetta la pasta di Elio. La risignacchiamo qui, ottimo. Ci manca tutto. Il riso, il caffè, la voglia di vivere. Oh, finalmente hanno consumato un po' di latte, vi giuro. Ho comprato quella confezione tipo 86 episodi fa. Qui sgnacami la pasta asciutta e vediamo di fare un po' di ordine. Anzi, ordini e ordini. Orca miseria, c'è ancora poco fuori. Ma insomma ci siamo capiti. Aspetta che sgnacco qua sopra gli altri cereali. Oh, e tu volevi acquistare la nuova licenza, Lonino? Certo, perché sono masochista. Carta culo. Mi avete finito tutti i detergenti? No, avevo riempito tipo tutto. Senti, sgnacala lì la carta culo. Ragazzi, nel dubbio, sempre carta culo. Ancora carta culo. Ce la faccio, non c'ho più spazio. Senti, buttala lì, va bene comunque. Altro che carenza di sale, Lolino. C'è 56 confezioni di sale. Razza di imbecille. Aspetta, che avevamo anche della pasta asciutta. Sgnacala sopra, ottimo. Sì, concludiamo la nostra giornata. Servito 39 clienti. Olle. E deve scendere il prezzo dell'olio d'oliva e del tonno Stark. No, in realtà l'olio d'oliva è salito, scusate. Oh, sono Confucio io? O si intendeva questo olio d'oliva? Che cocchio di olio d'oliva intendevi? E il tonno Stark mi scende a 5,87. È veramente un ottimo prezzo, in effetti. Ok, diciamo che genericamente gli scaffali sono più o meno circa quasi a posto. Ah sì, stavo ordinando un paio di punti luce che serviranno tendenzialmente per stasera. Io lo faccio, gente, è una cagata di proporzioni bibliche. Wow, per le prossime licenze servirà il livello 25. Vabbè, gioco a fetta di culo inclusa nel prezzo. Ok, non so se riuscirò a metterli tutti, ma intanto la sblocco, la cagata. Sono 921 dollari. Sono stati commessi degli errori. Cotoletta di vitello e bistecca che vanno in frigo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, tocca fare un intero reparto frigo, gente. Sono stati commessi gravissimi errori, anche perché... Devo chiedere un prestito. Ma perché io faccio ste cagate? Prestito professionale da 5.000, sti cocchi. Allora, che faccio, che faccio? Con 750 dollari ci compro quasi due frigoriferi. Quindi glielo restituiamo in 10 giorni, così ci perdo solo
Poco. Dai, fattibile. Ah no, i frigoriferi costavano 3,75, quindi 750. Yay! Perfetto. Ok, questi sono il resto dei dollari. Prendimi, zio Billy, $317 la cotoletta di vitello. 287. Porca trota! Ok, queste sono tutte robe molto costose, se notate bene. Indovinate chi sta per chiedere un altro prestito. Allora, prendimi il sushi, una cotoletta di vitello e al massimo mi posso permettere forse una bistecca. Sì, perché poi non c'ho più denaro. Porcaccia la miseriaccia. Ok, è abbastanza ovvio che questa diventerà la zona piena zeppa di frigoriferi, sperando che due siano più che sufficienti. Non so effettivamente quanto siano grandi i nuovi prodotti. E solo adesso, ragazzuoli, ho pensato, in verità, che c'erano degli slot vuoti nei frigoriferi precedenti. No, Lonino non è mai stato l'uomo più furbo del circondario. E vabbè, con quale bistecca non me lo dici, santo cielo. Allora, ne mettiamo un po' qui ed un po' di qua. Aspetta, devo capire quante ce ne possono... Wow! E vabbè, ce ne sono più di 21. Aspetta, voglio vedere, magari 24, 26. Ci sta l'intera confezione? 32 bistecche. Giancoso, prendi tutto. Allora, le possiamo vendere a 13,04. No, 1304, non esageriamo, ho capito che c'è l'inflazione. In realtà non ho neanche un grande profitto dai suddetti prodotti. Queste invece le sgnacchiamo tipo qua sopra, un po' qui ed un po' qua. Presumo valga la stessa regola, quindi con una scatola ci faccio metà ripiano. A posto. Non dimentichiamoci del punto luce, che per adesso metterei più o meno qui al centro. Non ho ancora pagato la bolletta della luce e... Ah, ne ho due! Vabbè, tienila da parte, anche perché qua dentro c'erano un po' di problemi, in verità. E questo invece è il sushi. Uila! Ha un bel aspetto. Cosa facciamo? Carne da una parte e pesce da quell'altra? Mi sembra la cosa più sensata. Ok, facciamo... Wow! Un'intera sezione sushi. Occupano parecchio spazio. Vi ricordo che devo ancora ordinare il salmone e via dicendo. Questo era un freezer... Io posso rivenderlo, che ci perdiamo metà della somma? No, vi giuro, ma spavento, razza di imbecille. Dicevo, vi giuro, gente, sto gioco mi sta facendo caccare male. Allora, mi serve il tonno di Tony Stark. Ricordati tu dove cocchio l'avevo messo. Eccolo qua, non mi dire che è pieno. Ovviamente è pieno. Perché, come dicevo, a sto punto facciamo tutta una sezione del pesce qui. E la togliamo invece da qui, che era la zona dei formaggi. Questo è pieno, aspetta che lo richiudiamo. Aspetta, c'è troppo Tony Stark in un unico punto? Ecco qua. Sì, il resto della merce è pesantemente scarso, purtroppo per me. Via uno e via due. Vabbè, con i guadagni della giornata dovrei poter riacquistare la merce mancante, o al massimo qualche cliente mi storcerà il naso. Ma sono cose che capitano. Allora, cerchiamo di mettere le mani avanti e prepariamoci a ordinare il gratin di capesante. Ovviamente il sushi piccolo, il salmone e la moussaka. Ci servono almeno $600. È fattibile, figlioli, è fattibile. Pertanto iniziamo la giornata e no, non assumo il nuovo cassiere, anche se mi avrebbe fatto comodo in questo specifico caso. Signore, la vuole una fetta di culo? Non faccia complimenti? Offre la casa... No, offre la casa, deve pagarla, ma insomma ci siamo capiti. Sì, c'era del caffè sul retro. Era finito nello scaffale sbagliato, anzi sullo scaffale sbagliato. Perfetto. Oh, sono arrivati i clienti paganti. Mi piace quando vedo un cliente pagante. Signora, quanto è pagante lei? Vediamo un po'. E insomma, se fosse stata un po' più pagante, non è che mi lamentavo, eh. Certo, pure io, arca miseria, il paradiso della carta da culo. Dicevo, pure io dovrei smettere di dare i resti un po'. Vabbè, un centesimo in più. Tutti qui! Aspetta! Oh, maronne, hanno comprato la roba costosa? Ok, ora ragioniamo. Aspettate, perfetto. Vai così, mi piace quello che vedo. Ah, ottimo, signore. Certo, se la prossima volta acquistasse qualche roba in più... Oh, va di moda il sushi quest'oggi, eh. $18 per... Merda, ho cambiato il prezzo del sushi, vero? Non ho fatto la minchiata di essermi completamente dimenticato, perché sono così cretino da essermi dimenticato di aggiornare il maledettissimo prezzo del sushi. E oh mio Dio, anche di questo non ho aggiornato. Vabbè, ragazzi, sono cose che capitano. È il bello della diretta. Signore, lei adesso aspetta, perché nel frattempo ho speso $500. No, non per le patate. Sì, ho ordinato anche le patate perché c'era una leggera carenza. Intendevo per i nuovissimi prodotti. Infatti sono di nuovo povero come lo schifo. La moussaka. Cos'è? È carne o pe...
Ok, aspetta. Gioco! Aspetta 5 secondi. Credo sia carne, sembra tipo una specie di lasagna. Sono ignorante come lo schifo, porta pazienza. Se è carne, vado a sé che non la mangio. E non è che posso averci l'informazione a prescindere. Ah, ok. Qui invece abbiamo il sushi piccolo che mettiamo. Sushi grande è sparito tutto? Zio Billy, ma vi ci drogate con sta roba? Ecco qua. Ah, perfetto. Spostatevi, potrebbe essere pericoloso. 20 dollari e 90... 66, 99, scusate, ho premuto il tasto sbagliato. Signora, lei niente sushi? Come, non le piace il pesce crudo? Ma c'è la faccia lei da pesce lesso che lasciamo stare che è meglio. Allora, 59, senta. Lei è sticocchio di... Facciamo 59, 60 perché mi volevo far perdonare ma giusto un pochettino. Questo invece è il salmone. Un salmone affumicato. Adesso dovevi rompere i maroni? E sgnacca qui, e sgnacca qua. Oh, non prendere salmone. Non prendere salmone. Ok, ha causato sotto, credo. Se scopro che hai preso il salmone, dai la mussa che è chiaramente carne, avanti. Ci ho fatto una minchiata, sono cose che capitano. Ok, qualcuno si lamenterà che non ha trovato i prodotti che voleva oggi, ma la mia politica del negozio è non me ne potrebbe fregare di meno. È l'antica arte del non mi devi rompere i maroni. A prescindere. Aspetta. Vabbè, cos'è? 111 dollari, signora. Guardi, il resto glielo do più che volentieri. Molto gentile da parte sua. Ah, posto. A te piace un sacco il tè. C'hai in effetti l'aria molto feng shui. No, 96, Lonino. Aspettate che sono le 6 di sera. Abbiamo accumulato un po' di scatoloni nel frattempo. Vediamo di dare una bella ripulita. Cos'altro manca? Cos'è sto qua? Ah, le capesante? Cos'erano? Non mi ricordo nemmeno io. Ecco qui, un po' sopra e un po' sotto. Ok, ci stanno in grandissima quantità. Ci avessi un attimino la nonna trota, tu, 3.57. E basta? Economiche. Con quanti prodotti per la pulizia? Occhio, non confonderli perché hanno lo stesso colore della Sprite, ciccio. Che magari poi ti avveleni per errore. Ecco qua, non voglio responsabilità. E abbiamo anche il caffè narvalo, che mi sembrava, sì, stesse finendo con la tostatura... lenta, oddio mio, non mi ricordo dove stava. Senti, sgnaccalo lì per adesso, era la zona di cereali, mamen. Ridendo e scherzando, sono di nuovo le 8 di sera. Perfetto, 8 e 81. Ok, cos'è che non hai trovato? Succo d'arancia? Sì, in effetti lo dovevo riordinare. Wow, 112 dollari, ciccio. E ce li hai anche giusti. I bombec dolci, porca miseria. Lo sapevamo che oggi qualche oggetto sarebbe inevitabilmente rimasto indietro. Ho anche speso un patrimonio, se proprio vogliamo essere onesti. Oppure il cretino che non ha rifornito. Ah no, le caramelle no. Le caramelle erano finite, quello è un errore mio e sono le 9. E non posso più ordinare nulla. Gente, ero andato un attimo al computer. C'è Franco che non sta facendo niente. Ho capito che c'ha la faccia da pervertito del parchetto. Ma non è che la mia sia messa tanto meglio? Ok, qualcuno ha fatto scorte di robe per la culazione. Azione costosa, però è 33 dollari, ciccio. Perfetto, qualcuno ha preso anche la carne. Ok, 66 e 65. Aspetta, stavo per dare 35 così. Ovviamente era 35 centesimi, non 35 dollari. Wow, ok, stanno comprando anche il salmone. Oh, ora che comprano la roba un po' più costosa, il telone è un aumento. Quanta carne non me lo dici? Il telone è un aumento più felice. Olè! Ok, il mio conto in banca si è un po' ripreso. Quindi, figlioli, finalmente possiamo ripulire sto posto che lasciamo stare che è meglio. E soprattutto possiamo che ricomprare tutta la merce che era... Sì, c'era tanta roba finita. Guarda che roba il... Vabbè, le caramelle non sono un problema. Che fatica la mia esistenza. A posto. Allora, concludiamo qui la nostra giornata per nulla traumatica. Quanti clienti? 38. Allora, è sceso il prezzo delle pepite storta, che dovrebbero essere queste, a 3,64. Però mi sono già dimenticato, porca la miseria, i prezzi che erano saliti. Quindi mi tocca andare a palpeggiare gli scontrini. No, ho sbagliato a cliccare, ma porca la miseria. Avevo un po' di roba da pagare. Arretrata. Ecco qui, ottimo. Nel frattempo... Franco, mi hai rifornito adesso il succo d'arancia? Beh sì, Franco, scusa, già Pier Fabrizio. Ti ho cominciato a fare un po' di confusione. Abbiamo finito anche il sushi grande. Sto nuovo reparto davvero mi è costato uno sfacelo. Zio Billy. Il problema più che altro è che non è che abbiamo un così grande margine di guadagno con i suddetti prodotti. È un po' una gigantesca fregatura. Aspettate che gli do velocemente una mano, perché sennò tra un decennio il pirletta è ancora lì, soprattutto per i prodotti. Tipo questi che stavano praticamente finendo, non li avevamo neanche più sugli stand. Mi sono stupito in effetti che la gente non abbia rotto un po' più le balle, se vogliamo essere onesti. Perché ve lo garantisco, hanno un'arte incredibile
per andare sempre a prendere il prodotto che ti manca. No, vi giuro, sembra fatto apposta, te ne manca uno. Quella sera tutti vorranno quello stracocchio di prodotto, ma porca la miseria. C'ho una voglia di sushi incredibile che voi non ci avete idea. Ecco qua, ottimo. Certo, sti prodotti, se mi facessero guadagnare un po' di più magari... Ci sarà prima o poi un modo per fregare il sistema? Per riuscire a diventare super ricchi? Oh, ho fatto una scorta incredibile di pizze e contro ogni aspettativa non le hanno comprate. Sarà perché c'è Chito Mafia, magari, non lo so, si sentono un po' intimoriti. Compra anche tu le pizze della mafia, al 100% sarà devoluto in opere di bene a favore della mafia. Magari anche no, ho comprato questo sushi, ma ho la vaga impressione che non ce ne fosse bisogno. No! Ce lo avevamo già in grande quantità. Beh, eccolo qua al posto delle patate. Questo è zucchero. Stavi un tempo qui. Perfetto. Ad ogni modo, gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Ora vedo di andare un pochettino avanti in modo tale da aumentare il livello del nostro negozio. Altrimenti non riuscirò a sbloccare le prossime licenze. È un po' una cagata perché alcune licenze ti richiedono tipo il livello 80. Vabbè che se riusciamo ad automatizzare un po' il tutto con un nuovo cassiere, la mia vita sarà molto più semplice e mi basterà dare una mano a Gianpier Fabrizio. Pertanto, signori, nei commenti... Oh, a proposito, sì, poi sistemiamo anche il magazzino perché dobbiamo allargarlo e dobbiamo riordinare i prodotti per tipologia o qua non ne usciamo vivi. Dicevo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace e... Vado che fatica! Altrimenti non vi diamo i prodotti, quelli buoni e costosi, a un prezzo conveniente, venite all'Onad e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!